Fabio, ci devo pensare. Ci devi pensare. Ok, ci devo pensare. E tu cosa dici quando ti dicono questo? Ciao, sono Fabio Gallerani in un nuovo video della serie E tu dici? Andiamo a vedere esattamente come rispondere a un'obiezione classica. Ci devo pensare, ti faccio sapere, ti chiamo domani. Ok, sono tutte più o meno simili. Andiamo a capire esattamente anche in questo video quali tipologie di persone ti fanno questa obiezione. E come sempre ci sono due tipologie di persone. La prima tipologia di persone che ti può fare un'obiezione del tipo ci devo pensare è un gran pallista, o in ferrarese ballista, cioè una persona che ti dice un sacco di bugie. Una persona che non vede l'ora di pensarci perché non ne può più di stare al telefono con te. Come il nostro amico Mario, che qui al telefono sta aspettando la mia risposta, la mia reazione, ma come sai, le persone che hanno l'abilità maestra del closing non reagiscono mai, ok? Cercano sempre di rimanere in controllo. E a questo punto il nostro amico Mario si aspetterà che gli dico, ma no, ma perché ci devi pensare, dai? In realtà, il primo tipo di persona che ti sto appunto illustrando in questa telecamera laterale è la persona che sparisce, la persona che dice bugie. Perché ci devo pensare è un ottimo modo per sparire nel nulla e togliere la pressione. Questa persona si sente pressata se ti dice questo. Dopodiché c'è una seconda tipologia di persone che ti dicono ci devo pensare e questa è la verità. Magari la tua offerta non è chiara, magari ci sono altre offerte in ballo, magari la moglie non vuole che il marito spenda soldi, magari non lo sai la verità. E quindi il modo in cui rispondi a questa obiezione, dopo aver scoperto se questa persona è sincera oppure no, come lo sai, beh, lo percepisci. Cioè non ci sono tante tecniche ninja che posso insegnarti. Il modo in cui parli con una persona che ti dice ci devo pensare, dici ok, è ok, non c'è nessun problema. Cos'è esattamente a cui devi pensare? Dammi dei dettagli in più, a cosa penserai nei dettagli? A cosa penserai tutto il tempo in cui non ci sentiamo? Perché se la persona ti dice una bugia, uno non avrà una risposta a questa roba. Quindi ti dirà... È una balla, non ci deve pensare, quindi squalificalo e buonanotte. Se invece ti dice esattamente a cosa deve pensare, tu provvedi a dargli più indicazioni. Devo pensare a cosa fare con la mia famiglia su questa scelta. Ah, interessante, a parte te, chi prende la decisione su questo acquisto? E vai nei dettagli, seguendo il processo, che appunto se sei un mio studente privato, sai bene cosa fare in questi casi. Però voglio darti in questo video gratuito una cosa importante, che è la gestione di questa obiezione veramente devastante. Fai chiarezza, vai a fondo. Ok, ci devi pensare. Ma a cosa penserai esattamente durante il tempo in cui non ci sentiamo? A cosa penserai esattamente? E da lì, boom, continui a portarlo in chiusura se lo vorrai, se no se ti sta sulle scatole, prima che me ne vada, c'è qualcos'altro che posso fare per te, ok? Spero che questo video ti abbia aiutato, se vuoi diventare un mio studente puoi farlo, qui sotto c'è un link, le iscrizioni sono aperte, se invece vuoi continuare a seguirmi su YouTube è ok, continua a seguire questi video, applica, ottieni i risultati e fammi sapere i tuoi successi. Un abbraccio, a presto, ciao!